a quando canto chi ti muore, domani chi ti sta muore, mannaggia quando tieni con, vaffangula sordo, vaffangula mamma tu, vaffangula sordo, mamma te ci ti muore. O sangue di giunt, la femmina alla notte, l'uomo non spiegato, ma chi di una passa la donna, rock and roll, hey, hey, leone di Lerni, fai rock and roll notte, vatti in un ringo di merda, vaffangulo a sonno. Ti riguardo e penso sempre di più che tutti e due eravate... Cosa? Che cazzo? Cosa? Basta, cosa? Eravate? Eravamo. Yeah, pensavo ci fosse Harrison. Nel mondo che non ha regole. Le ore in good times, le ore in good times, le ore in good times, le ore in good times. Non ti molla mai, non ti molla mai, non ti molla mai. Pelle d'oca, eh? Eravate buon Natale da Harrison Ford. Ah, ecco. Buongiorno Italia. Buongiorno. Ragazzi, noi nel corso degli anni abbiamo fatto miliardi di scherzi, ne abbiamo fatti veramente di ogni, ma uno dei più belli è questa super bastardata fatta a Leone nel periodo in cui era stato licenziato dalla radio. Però lui, essendo, lui è un po' è tipo il Gabibbo, no? Era il Gabibbo di Radio 105, quindi non è che era stato licenziato. In qualche merda. Sì, lo mantenevano lo stesso. Noi avevamo rubato la voce al nostro direttore ai tempi, che era Angelo De Robertis, l'abbiamo un po' imbarcato all'inizio e nonostante quella voce lì l'avessimo usata mille volte per fare scherzi ad altri, lui ci è cascato come un coglione. Arriva la super bastardata Leone, non so di che anno è, di parecchi anni fa. Comunque ci colleghiamo, vai più puzzo, andiamo. Lo Zodi 105 presenta 105. La bastardata del giorno. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. T'ha licenziato? Ha licenziato? Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta! Pronto? Sì? No. Ma è vero che te l'hanno licenziato? Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me. Ma che? Come si chiama quello del programma? Si chiama tieni in mano che ti viene duro. Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese. Okay.
Ho capito, perché lì io sono la chitarra, capito? Io sono la chitarra, nel canto del canzone sono mio, io lì al ristorante cinese. Ma tu adesso fare programma nuovo? No, io faccio i bobini nuovi e prendere il gioco nuovo. Ah, simpatico, tu forte. Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o? Sei quello di tua madre. Di tua madre dovrà morire con un c***o, con la zoccola di tua madre. Tua madre. Saldato al dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis. Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Mamma mia, mille. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo. Pronto, sono Angelo. Oi, Angelo, dimmi. Ascolta me. Sì. Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie? No, niente, non abbiamo fatto niente. Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto? Niente, sì, ascolta, lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma qua lo dice. Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna. Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria. Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato, che parlate degli altri? Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire. Un reato. Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente. Ma che c'è? Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione. No, se c'è la registrazione, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua. Mazzoli. È Mazzoli. Allora, da 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando. Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui. Passa Alberto. Alberto, scusa. Sto fatto. Aspetta lì, Licenziato! Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, ma questo è malato. Lui. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore. La bastarda. Era registrato, Angelo, non l'ha capito Leo. No, niente. Brutto direttore. Brutto direttore. Brutto direttore. Ti faccio una querela penale. Ma forte però. Comunque, visto che stiamo vivendo un best in diretta dello zoo, a grande richiesta ritornano i Marchesi. Prego, Pipuzzolo. Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono dolocato mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon. E mi trema tutto il vacheron. Sentirò col buongiorno.
Sì, buongiorno, sono il comandante Corti, elicottero Airmachi 747 direzione Linate. Le posso passare gentilmente il conte Bolaffi Paluani e il conte Pelucchi Antinori, che hanno una certa bogliezza? Ah, questa è la prima. Pronto? Sì? Pronto? Sì, Golf Club. Sì, Golf Club. Sì. Abbiamo una voglietta, stiamo arrivando a Linate. Sì. Siccome avevamo una voglietta, il Pelucchi di Frascati mi chiedeva del pesce. Ah, guardi, noi purtroppo siamo solo un campo pratica. Che senso? Allora, all'interno di questa struttura abbiamo solo campo pratica, non avendo buche, non abbiamo ristorante. Noi siamo San Siro Golf. Cioè, voi per i poveretti, quelli che non hanno i soldini, insomma. Guardi, noi abbiamo questo. Mi spiace, non volevo metterla in difficoltà. Niente, va bene. Io sono molto vicino alle persone che hanno poche possibilità. Posso contribuire in qualche modo con delle mazze usate, qualcosa. Mazze usate no, come preferisce. Fate anche dei giorni di volontariato, insomma, per i golfisti, quelli un po' più, diciamo, che non sono più, che non hanno le possibilità. Mi si stringe il cuore. Spiaciutissimo. Grazie, buongiorno. Mamma mia. Pronto? Sì? Sì, buongiorno, salve. Salve. Sono il conte Pelucchi di Frascati. Senta, io ho saputo. Mi dispiace molto. Di cosa? Ti ricordo. Cosa succede? Tanto? Sì. Posso fare un letto? Pronto? Sì. Tieni, usa la maglietta. Senti come ride la sua. Sì. Se fosse possibile. Sì? Vorremmo fare... tipo che veniamo, lasciamo, sa come si fa con il caffè nei bar, diciamo, dei quartieri, no? Sì. Che si lascia il caffè pagato per chi non può permetterselo. Ma no. Sì. Ecco, se fosse così gentile da darmi un IBAN, noi vorremmo lasciare il campo pagato. Se volete potete venire qui. Noi siamo di fronte all'ippodromo da galoppo, di fianco, dove c'è il cavallo di Leonardo. Veniamo a portarli? Andiamo direttamente noi, conte? Facciamo un saltino, dai. Voi come preferite, insomma. Sono il conte Bolaffi Paluani. Sì. Conclusione della parte prima. Via, subito la seconda. Vai. Principio della parte seconda. Conte Bolaffi Paluani. Sì. Sono disperato, arrivo. Mi ha detto questa roba qua e ho coinvolto subito il mio amico, che eravamo qua, che stavamo atterrando lì nato, e adesso ci muoviamo per il volontariato, insomma, per questa cosa. Che è devastante, che ci sono delle persone che vorrebbero giocare a golf ma non hanno le possibilità, insomma. No, mi spiace, forse non ci siamo intesi. Qui possono venire tutti, è un campo pratica, quindi possono accedere tutti alla struttura. Quello che dico è che non abbiamo il ristorante all'interno di questa struttura. Ah, un posto dove tutte le persone, diciamo, aperto a tutto il pubblico. Ma non c'è una cifra annuale, immagino, bisogna avere dei capitali. No, per questo no. Tutti. L'abbonamento annuale c'è. C'è fatto un open day per le persone poco agiate, insomma. Ma questo no, non abbiamo questo.
Cioè tutti, cioè, che cosa vuol dire scusi tutti? Adesso mi faccia comprendere. È aperto al pubblico, avendo la tessera federale può frequentarlo chiunque. Infatti c'è il green fee giornaliero di 10 euro anche per il mento rosso. Che miseria. 10 euro, cioè. Non fate disinfettare tutto. Cioè, non comprendo. Ma avete. Perché non venite a trovarci così? Vedete la struttura. Ma si entrano tutti giro malattie, quelle cose lì. Ma no. No, assolutamente. Gentilissimo. Non comprendo lei. Sta lì. Sospira. Se volete vi aspettiamo, noi siamo qua. Adesso. Ce l'ha uno spazio eventualmente. Ma io chiedo al comandante, dai, comandante. Sì, stavo sentendo. Signorina, mi scusi, è in zona San Siro? Sì. Possiamo riuscire ad atterrare dentro lo stadio, secondo lei? Penso di sì. Oggi è tranquillo. Sì, sì. Certo. Oggi è tranquillo. Perfetto. Perfetto. Mi può lasciare gentilmente le coordinate? Posso passarle la mia titolare? Ah, perché forse è meglio, signorina. Se vuole le passo la mia titolare. Gentile. D'accordo. Aspetti un secondo. No. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, sono il comandante dell'elicottero Airmachi 747, mi scusi il rumore. Esiste, mi potrebbe dare gentilmente le coordinate per atterrare nel piazzale di San Siro, grazie. No, non ho idea. Proprio delle coordinate, nel senso piazzale di San Siro non so neanche se potete atterrare, non ho idea. Mi ha appena detto di sì la sua collega. No, dai, al centro. Guardi, è la prima volta che ci capita, non c'è mai successo, ma non abbiamo le non, cioè, non succede mai che atterri un elicottero qua. Adesso questa cosa è molto spiacevole, le posso passare i conti perché adesso non vorrei subire delle cose. Mi passi i conti. D'accordo. I conti. Pronto? Sì? Sì, allora stiamo venendo lì. Ma guardi che deve aver sbagliato, cioè c'è qualcosa che non funziona, nel senso noi non attendiamo nessuno per fare volontariato e non probabilmente avete sbagliato indirizzo. Ma non è il golf per i poveretti lì? No. Guardi, sarà per un'altra volta. Va bene? Buongiorno. Siete scortesi barboni. Compro, spando senza il minimo imbarazzo. Sono tolocato mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon. E mi trema tutto il bacero. Sì, ma era il dona l'altro? Grande dona. Ti salutiamo. Il problema qual è? È che la gente esiste veramente. Lo so. È giusto ricordare il nostro nonnino attraverso una delle sue scenette preferite. Beh, Mazzol, questo è forte, questo mi piace, Mazzol. Ci colleghiamo con Merde Stellari del 2015, dove lui, diciamo, ricopre il ruolo di Obi-Wan Kesbo. Prego, andiamo, Pippo, vai. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna. Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese. Sì. Lo so, nulla mi assalgana, ma no, da maledo che si gliela'iamoi! Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato? Me ne ecco io, no! Ah! Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare. Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi. Oh, stacchi da sé! Ma dai, non sapevo giratelo. Che eri figlio dell'orso Yogi e di Tina Turner. Carne calmi lucolù, mi dama e mi ne fa che trova, mi sono fatto. Guardate, ragazzi, ho comprato
comprato un nuovo spray al peperoncino. Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana! È piano con le parole, testa di cazzo! Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco! Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave! Aspetti, fallo entrare che sennò prende freddo! Come? Luke! Yeah, tutto America! Nel grande castle, tutto nero, bello, Chiambretti Knight mostrava sempre numero uno! Grande Chiambretti, yeah! Sono qui! Sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser. Sono venuto a sfidarti a duello. No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato. Non mi interessa. Io tutto americano, bello nero scuro, bello casso casso grande con palle grosse grosse che sembrano morte nera due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre? Obi-Wan Kenobi! No! Avete convocato il nome? Avete convocato. Ma non sei Conte l'allenatore della nazionale? Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Aspetta, chi ti è morto? Non vedi che quello è 3 chilometri? La morte è tramorta. Italiano. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Dell'incommensurabile cavaliere del DJ? Cavaliere DJ, ma chi è lì? Incommensurabile del cavaliere DJ? Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi? Avete invocato il nome del cavaliere? No. Del Comodoro? Cavaliere DJ? No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi? Dell'immenconsurabile? No, l'immenconsurabile. Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile? No, dell'incommensurabile. Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Knight, yeah, solo per numero 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda. Ah, ma certo, porterò i componenti. Sì, che cazzo sei, cicrobo d'acciaio. Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan. Porterò a compimento? Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere a solo. A solo, cos'è un chitarrista? Solo. Con estremo piacere a un sole. Ma solo? Intersivo. Ma che sole? Siamo io che sto. Sei solo qua. Con estremo piacere, Han Solo. Con estremo piacere, Han Solo. Solo. Con estremo piacere, Han Solo. Benissimo. Ok, combatti vecchio ciccione di merda. Quella puttana da saltare. Anche la zocca. Tieni, chi ti è morto estremo. Sì. Ma hai toccato le palle. Ti tagli, coglione. Figlio di puttana granziato. Matti. Che succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo. Il ciccione è in difficoltà. Arretra! Darth Federer lo colpisce! Il vecchio di merda ha perso i pantaloni! Ora combatte solo col pannolone! Darth Federer avanza! Un destro, un sinistro! No. La palla di merda in un angolo! Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada! E Darth Federer ha vinto! Evviva! Cazzo! Come? Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo! Ancora. Lo spray al peperoncino sul cazzo, no, aiuto! Tutto americano, cazzo grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio? Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di gastrocaccio. Che mio nipote consegue la laurea in gastroenterologia.
psicologia forense. Ah, che mio nipote, consegue la laurea con... No, 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 no. Che mio nipote... Con mio ni- che mio nipote... Ma... Consegue la laurea... Consegue la laurea... In gastroenterologia forense. Incastrate... Castra, cos'è? A Cuba? Incastra... No, incastraterologia... No, no, no. Ma no, sei incastrato tu in questo dialogo. Tu sei incastrato, tu cazzo, però 30 chilometri di lunghezza. La gastroenterologia... È italiano, Leo, è italiano! Tu dici che è italiano? La gastroenterologia, la gastroenterologia. La gastroenterologia... La laurea in castrologia? No, no, castrologia. In castra... No, 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 non ti castrare. Oh. In gastroenterologia. In gastroenterologia. Ga, ga, ga. In gastroenterologia. Ga, ga, ga. Ga, 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 ga. Vabbè, ma porco... Fatemelo dire anche a me, porco... Anche in americano... Pig, no. Vergognosa, caso diventato piccolo, basta. Inga, non è un cazzo di peruviano. Ingastroenterologia. Questo è Merde Stellari 7. Mamma mia. Il risveglio della fregna. Madonna mia. Comunque ragazzi, c'è stato un momento in cui noi ci siamo intrippati per Gingin Radio, la Giaggio Joke, la radio per i veri giochettari. E c'è un appuntamento che non facciamo più da un sacco di tempo. Poi mi manca, anche perché lei, questa grande fica, lei è veramente una fica pazzesca, tutta rossa. Voi sapete che io impazzisco per le donne con i capelli rossi. Mamma mia, quanto è tosta. E lei fa questo blocco che si chiama Rock in Translation, che noi abbiamo trasformato in Rocco in Translation. Ci colleghiamo con Gingy Radio. Vai tosto! Rocco in Translation. Rocco in Translation. Rocco in Translation. Only on Gingy Radio. Rocco in Translation. Rocco in Translation. Si sono fottuti la mia Vespa è un brano di Bruce Springsteen, no, tratto no, dall'album Born in the Provincia di Cosenza del 1979. Il testo della canzone fu preso pari pari dalla deposizione rilasciata dal mitico boss ai carabinieri di Lamezia Terme dopo il furto della sua amatissima Vespa 125. Si sono fottuti la mia Vespa. Chi sia stato non si sa. Qualche figlio di puttana che il lavoro non ce l'ha. Si sono fottuti la mia Vespa. Era una gran comodità. Ora devo andare a piedi. Che bastardi senza pietà. Ma è Bruce Springsteen. Due dischi di melanzana fuori stagione. Ma il successo del boss non si fermò qui. Lo stesso anno Springsteen si aggiudicò l'Oscar per la colonna sonora del film dei Monty Python Calabrian di Nazareth. Si sono fottuti la mia Vespa. Chi sia stato non si sa. Qualche figlio di puttana che il lavoro non ce l'ha. Si sono fottuti la mia Vespa. Era una gran comodità. Cazzo. Ora devo andare a piedi. Che bastardi senza. Tutti la mia Vespa di Bruce Springsteen. Rocco in Translation. Rocco in Translation. Rocco in Translation. Ed ora le grandi interviste di Rocco in Translation. Oggi in esclusiva a Rocco in Translation torna a trovarci Anthony Kiddins dei Red Hot Chili Peppers, che pare abbia aperto un canile per aiutare tutti i cani abbandonati. Ciao ragazzi, grazie ancora per avermi invitato qui a Rocco in Translation su Gingin Radio. Sì, ho aperto un canile perché io sono appassionato di animali. Bestia. Che cos'è? Che ne è ovvero un'ombra di can. Il cane è un animale del signore e quindi va rispettato. Sì, ma ci fai tre caraia. È per questo che ho deciso di aprire un canile. E voi bastoname voglia! E accogliere tutti i cani del mondo. Quei bue can che taglia voi a ladro! Abbandonare gli animali è davvero bestie! A me non mi fa paura nessuno di mazzo! Quindi, masso. Da oggi. Masso, vuoi il maiale? Se trovate un cane abbandonato, portatelo da me, nel mio canile. Animale can. Un saluto, ecco, dai Red Hot Chili Peppers. Il copo cancaro, can. Cancaro, li ama tanto. Cancaro, 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 cancaro.
3, 2, 1, siamo in onda, accendete le luci. Perfetto, si è spenta Saronno. Abbiamo 10 minuti, prego. Effettivamente lei consumava un po', eh. Ciao, ciao poveracci, ciao segaioli, ecco. Decelebrati. Vi è arrivato a casa il funzionario di Mediaset con il cannuccione che ve l'ha conficcato nel cranio e vi ha succhiato tutta la vostra materia grigia, perché solo un idiota può seguirmi. Vi piace? Vi piace come mi accanisco sui poveracci? Vi piace, vero? Come mi accanisco su quelli che vanno in giro col pulmino? Vi piace, vero? Sono la vostra Barbarona, sì. Io sono quella che lucra su tutte le storie merdose. Ci godo, ci godo, ci godo. Oh, oh sì, ci godo. Più luce. Un attimo, Barbara, stiamo spegnendo l'ospedale di Cinisello Balsamo. Purtroppo ci saranno delle vittime. Ma chi se ne frega, l'importante è che non si vedano le rughe. Se no le vittime le faccio io in studio, Allora va bene, procediamo, spegnete Cinisello Balsamo. Diamo più luce, forza. Dai, dai che abbiamo un'intervista importante. C'è Alda sputa. No, la Madonna. Yeah. Ma chi è questa persona? Ma giriamoci intorno. Alda Sputaseme in collegamento dagli studi di Hollywood, perché anche oggi è in compagnia di un grande artista. Te la linea, Alda. Grazie della linea, Barbarona. Sono qui anche oggi dai nostri studi di Mediaset a Hollywood, dove ho un grandissimo personaggio che ci ha accompagnato per anni e anni con film incredibili. Sì. Al mio fianco, sono emozionatissima, c'è il grandissimo John Travolta. Ciao a tutti, ciao, ciao. Non è lui. Ciao, ciao John. Ciao, scusate, sono un po' così perché ho guidato il mio aereo. Sapete che io sono pilota e adesso sono un po' stanco, ho fatto 9 ore di volo. Bravo, bravo, bravo. Un attimo, mi sto facendo succhiare il c***o. Ecco, così mi rilasso durante... John, scusami, ma molti sostengono che tu sia omosessuale, è vero? No, 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 il fatto che giro con una bottiglia di prosecco in culo e perché mi tiene sveglio quando piloto il mio aereo Boeing 747. Un attimo che sono venuto, grazie Franco, gentilissimo, gentilissimo, gentilissimo. Bene, bene, allora, John Travolta, nostro ospite, tra l'altro una storia veramente incredibile. Sei ancora sposato con Kelly Preston dal 1991, nonostante le dicerie sulla tua omosessualità siano sempre più diciamo così presenti, soprattutto sui social media, eh? Allora praticamente io e lei ci siamo conosciuti nel bagno dell'autogrill, stavamo pisciando in piedi tutti e due. È stato amore a prima vista, è stato praticamente, ci siamo visti in Italia, eravamo a Barberino del Mugello, io sono ingiato che stavo seguendo un camionista che mi teneva per mano, ho visto questa donna bellissima che faceva pipì e quando ho visto che ha finito se l'è scrollata la vagina è scrollata la vagina, senza lavarci le mani ci siamo così innamorati, poi innamorati. Ci siamo ingullati per 4 ore, io l'ho messo nel c***o a lei che è donna e lei nel c***o a me che sono uomo. Sono quelle cose che si fanno quando ci si innamora, insomma. Certo. Comunque non è vero che sono gay, anche se rispetto tutti gli omosessuali del mondo. Certo, certo. Io, a me mi piace la fica quella bella grossa da giucciare, grossa. Basta. L'importante è che la fica sia sempre dura. John. No, John. John. Allora, John, nel 1978 hai esordito sul grande schermo con il film Grease, Sing Along. Film con Olivia Newton-John. Bellissimo, ambientato negli anni 50. Grease, questa storia in cui sono un orso Grease e semino il terrore negli anni 50 in questo paese, uccido parparamente famiglie, cipantomi un po' di pattumiere e bambini. Pulp Fiction 1994, un film pazzesco, sì. Con la regia di un folle ma allo stesso tempo un genio. Sì, un pazzo che ha fatto questo film che si chiama Pulp Fiction. Pappa, praticamente io sono napoletano, mi chiamano Pappa e Fiction è un ragazzo che ci mangia i denti davanti, io quello visco. No, è diretto da Quentin Tarantino. Esatto, e lo dirige un pugliese, quindi questa storia è diretta da questo meridionale, un mezzo pazzo che fa questa storia in cui io sono Papp, che è quello dei Papp senza scherno. Sì. Che canto stasera la luna. Stasera la luna ci porterà fortuna. La luna, luna. Solo che ho litigato con Scar, allora faccio Pulp Fiction perché provo a cambiare partner per fare altri dischi, ma
Purtroppo il successo non è dalla nostra parte. E allora finisce che ci rasoiamo le palpebre. No, solo che io sono quello che ha la peggio. Che merda. John. 1977, un film che non ci dimenticheremo mai, La febbre del sabato sera. Ragazzi, ragazzi, io ho avuto 42 fino a 3 anni dopo, ragazzi. Ho avuto proprio, è stato un anno in cura. Prima l'ho provate tutte, tachipirina 1000, tachipirina 500. Andavo e uscivo dagli ospedali proprio. Quindi non ti sei mai fatto un weekend, no? Come arrivavo il sabato, minchia, facevo l'influenza, mi calavo a letto proprio 40 di febbre, tutti si divertivano, uscivano, andavano a ballare, io sempre malato, sempre. Beh, hai fatto un film bellissimo con Nicolas Cage nel 1997 che si chiama Face Off, via la faccia. Sì, Face Off, fessone, bellissimo, via la faccia. Questo è un film molto crudo, perché sono due cocainomani ingallitissimi proprio proprio si riempiono i nasi in maniera molto molto prepotente, tant'è che uno è Nicolas Cage, che praticamente non cambia mai espressione lui, no? Anche nella vita reale lui. Infatti lui è bravissimo in questa parte a fare quello tutto impezzato, proprio pizzato, ma pizzato pesante, no? E praticamente via la faccia perché a un certo punto io decido di farmi un pippotto in autostrada sull'asfalto, cioè nella nostra follia tutta pazza io metto 5 grammi di cocaina sdraiati, no? Loro mi tengono per i piedi, io metto la faccia fuori dalla macchina e mi faccio una riga a 170 all'ora, soltanto che Nicolas Cage ci cade la sigaretta mentre mi teneva per i piedi e vado con la faccia proprio sull'asfalto e rimango col teschio vivo, no? Effetti speciali incredibili, schizzi di fare il naso ha fatto 4 km rotolando, cioè una roba frana rasata. Gli ho detto anche, ma scusami Nicola, ma devi fumare adesso? E mi ero fatto un bucciotto, ho capito, ma tienimi le gambe, no? Pomeriggio live. Questa è la incredibile, poi è la follia di Paolo Nois. No, perché la tua no? No, vabbè, io ti faccio vedere. Cioè, tu imiti una conduttrice donna, io che mi imito in siciliano un attore americano, diciamo delle cose. E parlando di persone che vengono circuite, ce n'è una in particolare che per 10 anni è stata vittima di scherzi telefonici. Io ci tengo a sottolineare che lei comunque ne ha giovato, perché a parte che l'abbiamo tenuta in vita, l'abbiamo fatta divertire, poi comunque l'abbiamo aiutata in altri modi. Sì, adesso è uno straccio da buttare, però vabbè. Non è spremuta come un morso. Sarebbe stato uguale, almeno si è divertita. Veramente non è più il caso di farle scherzi, perché a una certa età ormai è veramente andata. Non capisce proprio cosa dice. Però lei è l'esempio del classico cittadino vittima di tutto quello che le viene raccontato. Lei ha creduto a tutto. Addirittura nel 2016 ha parlato con Gesù. Oh, che bello! E lei era convinta di parlare con Gesù. La sentiamo in questa puntata, prego Pippo. Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love. Alan in Love. Alla quinta. La goloide colpisce ancora. Nella puntata precedente. Dopo il dolce, noi ci prendiamo un amaro, giusto? Una mano? Un amaro, non una mano. Ti do la mano. Un amaro, una mazza campana. Ah, un amaro. Quindi sarai un po' ubriaca, giusto? Dopo tutto, non te lo fai mettere nel c***o da presidente? No, guarda. Dai, amore, però è amaro, allora. E nemmeno nel c***o del presidente. Amore, a me mi piace solo che te. Una s*** al presidente! No, guardi, no. Guardi. Alan in love. Pronto? Pronto? Rosa, che parla? No. Ciao Santina, sono Gesù. Ma non è vero. Cosa? Sono Gesù, Santina, come stai? Paolo. Bene, grazie. E tu? Sono in paradiso. Come sei in paradiso? Sì, io vivo qui, mio padre ha comprato una villa in paradiso. No. E che fai in paradiso? Paolo. Regno nell'alto dei cieli. Preghi. No, preghi anche per me. Certo, Santina, ti stavo pensando stamattina. Senti il canto degli angeli.
non ce ne frega un cazzo. Hai sentito il canto degli angeli? Sì, ho sentito il canto degli angeli, molto bello. Molto bello. Piace. Sì. Vuoi sentirne un altro? Compro. Sì. Aspetta, cantate angeli. Non ce ne frega un cazzo, vecchia troia. No. Hai sentito? Bello. Bellissimo. Bello. A me piace. È melodioso, eh? È meraviglioso, sì, proprio. Vuoi sentirne un altro? Certo, aspetta. Lui fa tre. Lui è bello. Sì, sono tutte belle. Senti, Santina, ti chiamavo per un problema da risolvere. E dimmi, che cosa devi dirmi? Mio padre si è molto arrabbiato ultimamente perché sente che lo nomini spesso. Sì. No, rispetto. A chi non ho rispetto? Dio, mio padre. Ho capito. Guardi, io oggi lo nomino oggi un po' in vano, Lo sai che è un comandamento? I 10 comandamenti? Li sai i 10 comandamenti? No, ecco. Ripetimeli. Oddio. Questo buono, non lo sapevo, ma non me le ricordo adesso. Il primo è non. Come? Non abbaiare. Ammazzare. Non ammazzare i pagliacci. Prima. Vero? Sì. Ripeti il non primo. Non ammazzare, ma guarda che io non ammazzo nessuno. Ma ripeti con me. Il primo comandamento è non ammazzare i pagliacci. Il primo comandamento è il secondo. Il secondo che cos'è? Non me ricordo più. Il secondo è non triunvirato. No. Come? Come? Non triunvirato. Ubriaco. Sì. Non ammazzare i pagliacci. Sì. Il secondo è non triunvirato. Esatto, mi raccomando. Non ubriaco. Non d'umbriaco. Tararì, con sì, con sa. Senti, Santina, ti chiamavo anche per un altro motivo. Sono qui con una persona. Sono sceso dai cieli apposta per risolvere un problema. Che problema ci sarebbe? Brutto o bello? No, problema. Il problema è risolvibile. Nel senso che se tu vuoi venire qui in paradiso quando morirai, domani, dopodomani. Mamma mia, così presto mi porti via. Dai, allora ti do un altro ventennio. Dai, vuoi stare sulla terra? Almeno lasciami almeno il mio compleanno. Va bene, facciamo così. Ti lascio un foglio in bianco, compili tu con calma. Allora, risolviamo. Devo morire presto? No. Tu lo sai quando è la mia ora? Io sì, però non te lo posso dire. Se no te la giochi all'otto. Non puoi dirlo. No, vuoi un numero da giocare? Ma tu lo sai però quando è la mia ora? Io sì. Come fai a saperlo? Sono Gesù. Sì, lo so, ma tu sai tutto l'ora di me. Certo. Cosa vuoi sapere, Santina? Tu sai che anche sono sposata. Allora adesso io, guarda come indovino, come ti faccio, ti dimostro che sono Gesù. Tu sei una donna. Bravo. Esatto, io non sono un uomo, sono una donna. Hai giusto. Visto? Giusto. Guarda, ho capito. Hai i capelli. Hai i capelli, ben certo. Sì, i capelli lunghi anche. Allora è Gesù, E hai due occhi. I due occhi, esatto, appunto. Hai visto, Santina, che sono Gesù. E poi? Sei sposata? Sì, e con chi? Ti sei sposata al Pampers? Cosa? Ti sei sposata al Pampers? Mamma mia, tu sei tutto l'ordine di me. Gesù. Sì, con alto passo. Sa tutto. Questo è vero. Questo è vero. Ho capito, come fai a sapere tu, Gesù, che io sono stata sposata qua al basso? Perché sono Gesù, Gesù sa tutto, no? Tutto. Senti, risolviamo un problema con un nostro fedele. Sì. Possiamo? Sì, certo. Te lo posso passare? Ah sì, c'era la faida con Ember. E chi sarebbe questa persona? Adesso te lo passo, però mi raccomando. Basta che non sia cattivo perché guardi due. No, non buttare giù. L'altra regola fondamentale è non nominare il nome di mio padre in vano. Esatto, ma però c'è stata una persona cattiva con me. Chi è? Chi è questa persona cattiva? Franco Santoro. Chi è? Herbert, che l'aveva sognata nuda. La cremeria. Della cremeria. Lavoro in crimineria. Franco Santoro della cremeria. Mi ha detto che sono. Si è insognato lui. Lo so, Santina, ma io sono una.
che vado nel prato con lui e che faccio era un sogno. Però Santina, per venire in paradiso bisogna saper perdonare. Beh, certo, io l'ho perdonato, ma però non offendere. Certo. Santina! Oh, porco! Ecco, appunto. Santina, mio padre! Santina, è mio padre! Alan in love. Alan in love. Ma capisci? No. Capisci? Infatti uno ha scritto non le fanno più le vecchie così. No, no, una ne hanno fatta e poi hanno buttato lo stampo. Le avanzate votano. Chissà perché, che era così un essere, cioè è così un essere meraviglioso, unico, raro. Abbiamo un'altra super bastardata. Questa volta io e Paolo abbiamo improvvisato un'agenzia investigativa. Chiamavamo delle vittime a caso, in realtà erano segnalazioni degli ascoltatori, sostenendo, se rispondeva il marito, che avevamo dei file audio compromettenti sulla moglie e viceversa. L'agenzia si chiamava Occhio Furbo Investigation. Ecco. Io ero occhio e tu eri furbo, sì, se non sbaglio. Che sì, poi è il contrario. Sì. Ci colleghiamo, vai Pipuzzo. Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno. Nella bastardata di oggi ci siamo spacciati per due investigatori privati della Occhio Furbo Investigation, il famigerato Enzo Occhio e Sandro Furbo. Ma e abbiamo fatto credere a delle ignare vittime che avevamo dei file audio compromettenti sul proprio compagno. Non è vero, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, ma fa ridere. Entra in azione la Occhio Furbo Investigation. Ma chi è? Occhio Furbo Investigation. Vittima numero uno. Pronto? Non ho capito. Aia, ho detto il suo cognome. Sì. Mi può passare il signor. Mi passa il signor Salvatore cortesemente? Sì. Salvatore? Pronto? Salvatore? Ale. Sì. Allora, senta, ho il faldone che mi ha richiesto. Abbiamo. Senti, c'è alza la voce, non dicendo. La sto chiamando dalla Occhio Furbo Investigation. Sono Enzo Occhio. Abbiamo seguito la sua compagna per 7 giorni e abbiamo. Diciamo... Guarda, senti un po'. Qui la voce non si sente proprio. Allora. Salvatore, lei mi ha chiesto di seguire la sua compagna. Guarda, io non sento niente, inutile che... Questo lo sente? Non si sente solo appena ferma, non si capisce la voce. Senta, comunque le vorrei far ascoltare un file audio che abbiamo registrato di nascosto di sua moglie in atteggiamenti, diciamo, poco consoni. Ma guarda un po', io non si sente, si sente solo chi ripeta, ma non capisco la voce. Sua moglie succhia i c***i, capisce? Moglie è una tua moglie! Ma quanto... Vabbè, a un certo punto Occhio Furbo Investigation. Vittima numero 2. Signora Anna, buonasera, salve, sono buonasera. Enzo. Buonasera, sono Enzo Occhio della Occhio Furbo, ecco. Investigations. Senta, abbiamo effettuato e indagato su suo marito per 7 giorni. Suo marito è stato, diciamo così, seguito dal mio assistente Sandro Furbo, che è qui con me, e mi ha consegnato del materiale abbastanza compromettente, ecco, diciamo. Salve signora, sono Franco Furbo. Allora, le posso far sentire del materiale audio che ho raccolto attraverso delle microspie? Nell'audio sentirà nitidamente la voce di suo marito che imita un tedesco. Sì. È pronta? È seduta? Sì, si segga, perché è del materiale molto forte. Poi le spiegheremo, diciamo, il contenuto esatto di questa cosa. Sì. Ascolti, prego, prego, un attimo. Ecco. Abbiamo messo della musica, ci hanno permesso di mettere della musica in sottofondo per alleggerire un po' il danno emotivo. Le faccio sentire la parte successiva che è in italiano, così capisce che cosa dice suo marito. Attenda. Ah sì, così. Dai che
Senta, ma questa faccenda a che cosa serve? No, niente, allora signora, le spiego. Lei ci ha chiesto di seguire suo marito e verificare se effettivamente la stesse tradendo. E purtroppo, signora, come avrà notato dai file audio che ha raccolto Sandro, la situazione è un po' grave. Ci dispiace molto, signora. Purtroppo aveva ragione lei. È un porco, è un maiale schifoso perverso. Noi dove possiamo farle avere il materiale audio? Lo preferisce in CD, musica, cassetta? È vedova, sono vedova da 40 anni. Pensi un po'. Pensi un po', è riuscita a tradirla anche dall'aldilà. Cinismo. Che furbo. Investigation. Paolo. Vittima numero 3. Signora, buonasera, salve, sono... Buonasera. Scusi. Almeno un pronto. Pronto? Sì, buongiorno signor Ignazio, sono... Buongiorno, sono Enzo Occhio della Occhio Furbo Investigation. Scusa. Enzo Occhio della Occhio Furbo Investigation. Abbiamo il faldone che lei ci ha richiesto. Lei ci ha fatto seguire sua moglie per una settimana. Mia moglie, ma che stai dicendo? Scusa, ma io non ho capito. Abbiamo delle registrazioni abbastanza delicate. Ora vorrei usare del tatto per affrontare il tema, perché capisco che sia una situazione un po' seria. Io le passo il mio collega, il signor Sandro Furbo. Ma io non ho capito come parla lei, scusa, ma salve, sì, io capisco che lei è sconvolto da quello che le stiamo dicendo. Sono Sandro Furbo, salve signore. Che c'è, scusa, ma io non lo so, ma dipendere dai tu. Che cosa è successo? Mi scusi, una domanda, il signor Ignazio. Lei non vota, immagino. Non credo che abbia... Insomma, difendere fai tu. Allora, senta, userò del tatto. Non voglio assolutamente né offendere. Ma io non lo capisco. Allora, userò del tatto. Non voglio né offenderla né metterla in condizione. Del tacco. Allora, sto perdendo un pelo la pazienza. Ma se io non lo capisco come lei parla. Allora cercherò di essere più diretto. Allora, sua moglie è una succhia Abbiamo la registrazione. Che è una rosa, è una bottana, è una giocanina. No, mi perdoni. Però lei me le cerca. No, sua moglie. Abbiamo delle registrazioni. Senta, non si deve offendere. Allora, se sua moglie mangia i c***i, non so. Allora, ti facciamo sentire la registrazione. Pronto? Testosterone. Occhio Furbo Investigation. Pronto? Pronto? Questa è sua moglie. Sei chiamato cornuto che sei un cornuto. Devi mettere la seconda. Vedi che sei gonfiato in salita la macchina. Ma vai a cagare, pezzo di cornuto che sei, tu è tutta la tazzaccia. Vai a cagare, che teno. Ma non chiamare più. Pronto? Ah, sì, così. Occhio Furbo Investigation. È durata poco l'occhio furbo. Stati troppo presto. Perché la gente non accetta la verità. È pazzesco, è brutto. Gliela metti di fronte e non l'accetta. Avete tolto il pezzo più bello dove c'era quello che chiamava sul carion. E tu perché l'avete levato? Era bellissimo. C'era. Sì, c'era. C'era Paolo che spiegava, guardi, che suo marito si è scopato un antiquario su un carion. Che poi è stato venduto con sopra lo sperma di suo marito. L'hai levato, Pippo? Era bellissimo. Non erano in queste due qua, fidati. Sì, erano in queste, hai rovinato tutto il mondo. Lo sai, vada. Licenziati, basta, è finita. Ce l'ha con i carion. Non schiaccio neanche questo pulsante, lo fa Dario Spada. Dario, vieni qua. Dario Spada. Comunque, una domanda che ci siamo posti più volte, abbiamo aperto parlando degli alieni. Se gli alieni dovessero atterrare in Puglia,
cosa accadrebbe? Cosa imparerebbero dai pugliesi? Diventerebbero probabilmente i puglieni. Abbiamo realizzato un mega mix, quindi una grande raccolta di tante telefonate fatte attraverso questi alieni pugliesi. Sei pronto? Parlano pugliese. Beh, cercano convinti che sia la lingua del nostro pianeta, che lo è alla fine, perché ormai i pugliesi hanno conquistato il mondo. Vai a Milano, sono tutti pugliesi. Nel mondo dello spettacolo o sono genovesi. Anche gli inglesi parlano pugliese. Vedi, sentiamoli, vai Pipuzzo, andiamo, vai. I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. Quasi. I puglieni. Pronto? Upa? Pronto? Upa, c'è una domanda? Che c'è una domanda, ce la faccia? Gula ci testa a muerte, culo rotto. Oh. Oh. Strus. Curdut. Che mo cagnata ca? Mo cla pulci testa a muerte. Ah. C'è una domanda storia. La grande puttana. Puttana. Aia. I puglieni. Pronto? Affangula mamma. Sto mangiando cazzo tu? Senti, se ti prendo ti devo fare il culo, hai capito? Culo rotto? Vaffanculo alla morte da mamma. Ricchione. Aia. Pronto? Strunz. Senti, con chi vuoi parlare? Sentiamo. Con la zocca di mamma. Io a parlare con la bacchina di mamma. Si capo, creneo. Culo rotto. Si capisce, tu figli di bucchina che non si alto. Faccio tu cazzo, tu chiam, tu chiam, tu chiam. Buona, ci viene dopo, ti metto un cazzo mo, catta e quando ne stai, buona, e ti faccio vedere, cerca di giocare a pao. O si sbira, o si franzira, o si non figli di baccai, ti metto un cazzo mo, catta e mi chiede la razza a tao, si capo. E ci si sbira, ma sciacqua retro che io, si capisce, figli di baccai, arcurt mo che vi a casa, ma sto scordando per chiamare scarpione, carneo. Upa. Pronto? Perché tu me lo faccio bene. Aia. Sì, c'è da faccio vedere, ehi, come trovo che dopo sopra la stata al 98. Addosso è che era bacchina di mamma da fare baccaio, si capo. Bandiamo. Tramà. O si finanziro, o si poliziotto. O poti esporre un po' come ne stai, ma da fare sempre un baccaio, cioè sì, modo di gramo. Ma tu è tutta la razza tua. No, la razza tua, che come facciamo c'è qui che io. Tu sei figlio di buttare. Io vado a fornace da camera che io, non vagno. Ma fa tutto tutta la razza tu, culo rotto! Guana! 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 Ma non ci credi che ti metto la chop sotto una roda di train? Uè, ucraneo! Bocca sorte! Ma sciamani, nio! Sciamani! Che cazzo ha detto? Pronto? Upa! Oh, salve! Salve! Upa, c'è un domanda! Pronto! Cite! No, chi sei tu perché mi hai chiamato? Dice a me Cite, scusa! Cite, morto!
Morto tu, da mamma te di quella puttana di tua nonna. Aggiungiamo qualcos'altro? Gula. Uè riccio. Acci su figli tu. Sto andando alla polizia per portare immediatamente il telefono, così ti faccio una bella querela, grandissimo figlio di puttana, e ti faccio un culo a cozze, capito? Sto andando al commissariato, stronzo. Anche perché ti trovano subito, pezzo di merda. Ti trovano subito, pezzo di merda. Ti trovano, sto andando, Ti trovano, grandissimo figlio di puttana. Poi se hai i coglioni mostrati che te spara un mocca, angula chi te muè, e te spara una pizza a mocca. Un pezzarone, vaffangula c'è da stramuerte. Un pezzarone di mamma? La va a culo di capello? Ricchione tramuerte. Ricchione di mamma, di chi te muè, di stramuerte di mamma, e vaffangula c'è da stramuerte, va bene? Pezzo di merda chiunque tu sia, chi cazzo sei? Un pezzarone di mamma? Un piccione di sorda, di quella puttana di tua moglie, e mi chiamo anche tua c***a. Cingula chi te muè, sei tu, fammi capire. Sont, figlia puttana, vaffangula città stramue, chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi? Ricchione. Ricchione sei tu e quella grandissima coperta di tua madre, chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei? Chi cazzo? Una città muerte, figlio di puttana. E mi chiamo madre, ecco perché sei nato tu, casaba ci sei figli, figlio di puttana di chi te muerte. Mocca assorto. Ma incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. Che meraviglia. La ricerca del contatto continua. Non so, ci colleghiamo con il faccia a faccia storico tra l'elettricista e Belvamen. È qua che è nato, no? Se non sbaglio. Belvamen, è sì. Questo? Sì, sì. È qua? Fantastico. Allora, elettricista di Fabio Lisei, che Fabio ha torturato con degli scherzi. Sì. E poi un giorno Wender ha utilizzato la voce dell'elettricista campionata per torturare un personaggione, un architetto milanese che se l'è presa leggermente. Sì. Sentite qua, andiamo, vai. Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia. Pronto? Pronto? Ma chi cazzo sei? Non ho capito, scusa. Ma chi cazzo sei? Sono io. Ma te sei ubriaco. Pronto? Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo. Ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando! Testa di cazzo! A casa mia. Ma chi sei, scusa, non ho capito io. Sono Davide. Davide chi? Sono Davide. Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono... Non ho capito con chi sto parlando. Ma va a cagare, pirlone! Sei Davide chi, scusa, non ho capito. Ciucciami l'uccello! Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente? Ma va a cagare, va, pirla! Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda. Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni! Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei? Testa di cazzo! Striscia! Chi sei? È a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia! Tu lavori, ma chi sei? Non sei neanche chi sono io! Verme schifoso! Ed è meglio che andiamo a fare in culo! Fatti vedere, pezzo di bastardo! Fatti vedere chi sei! Ma chi cazzo sei? Chi sei tu per avermi telefonato? Mi coglione! Ma chi cazzo sei? Chi cazzo sei tu? Pronto? Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso? Sono Davide. Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire! Pezzo di merda, fatti vedere! Ma va a cagare, va, pirla! Spiega chi sei, scemo di merda! Ciucciami l'uccello! Puttana maledetta, dimmi che cognome hai! Ciucciami l'uccello! Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo! Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana! Testa di cazzo! Dimmi chi sei! Testa di cazzo! Dimmi chi sei! Sono Davide. Ancora, ignorante, dimmi chi sei. Ma chi cazzo sei? Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda. Col numero privato. Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei? Ma te sei ubriaco. Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante
ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso. Sono Davide. Ancora, cognome? Sono Davide. C'è il cognome? Sono Davide. Figlio di puttana, cognome? Sono Davide. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Ma va a cagare, pirlone! Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami? Luciami l'uccello! Dimmi come ti chiami, pezzo di merda! Ciao! Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso! Ciao! Ciao. Faccia, faccia. Ciao. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net. Mamma mia, questo è stato uno scherzo storico. Bellissimo. Siamo andati avanti a ripetere le sue frasi per anni. L'ho beccato quando ero a Milano lui, eh. Dimmi chi sei. Sì, gli faccio, come stai? Dimmi chi sei. Ormai è il trauma. Sono Davide. Andiamo avanti, va. Ci colleghiamo con Radio Taxi, uno degli scherzi più belli che abbiamo fatto. Andiamo, Pipuzza. Radio Taxi 666 666. Yeah. Radio Taxi, buonasera, sono Galeazzi. Ho Pecora 69 Galeazzi. Che l'aspetta sotto. Hai sbagliato numero. No, Radio Taxi, lei è Mina? Sì. Via M***a 00182 Roma. Noi non abbiamo. Pronto? Aia. Vendetta, vendetta. Pronto? Romina. Chi sei? E sono Minotauro 31, sono 20 minuti che sto via a Montepulciano. Guarda, io no. Ma chi sei? Minotauro 31, il taxi, ha chiamato prima il collega mio dalla centrale, io sono 20 minuti che sto aspettando, ho 35 ore. Ma guarda che ti stai a sbagliare. Io mi sto a sbagliare. Non è che chiami tre volte, ti risponde mio figlio non. Ma si soffia il coglione, è mica colpa mia. Ma io non sono Romina di via de Montepulciano. Sto a parlare di un'altra zona. Ma abbia pazienza, scusi. Ti risponde la seconda. Ho capito, ma io sto a mezza strada, mi devi rispondere la terza, sennò mi gira nei coglioni. Persona. Ma non ho sbagliato persona, qua mi ha mandato. Ma non ha chiamato nessun cazzi! Ma questi sono cazzi tuoi però, io sto a via Montepulciano, scusa! Ma non è via Montepulciano questa! Ma che cazzo ne so io dove stai te? Stai al telefono, io qua c'ho un. È una settimana che mi state a chiamare, ma avete rotto! Ma hai rotto il cazzo tu, ho fatto 20 minuti di casilina, c'è stato un traffico della miseria, ci stava, porca puttana! Ma chiamava radio tua e fatte di ho chiamato. Allora ascolta, però mi. È a radio mia che ti ha chiamato, perché qua è arrivata la prenotazione, Mina, via Montepulciano, dacci tua. Stavo dall'altra parte della città, porca troia. Ma mi dispiace, amore mio, io stavo sbagliando persona, è un'omonima, sicuramente è una cironia come me, però stiamo parlando di un'altra via, ho di capito. Un'altra persona, ma io capisci? Te capisco, sì, mi dispiace pure per tono, però so 35 R70 l'ho piati al culo. Io quante volte vi incazzate per situazioni. Ma porca puttana, c'ho 40 euro di tassametro fuori, mi incazzo, sì, scusa. Ma che te posso dire? Sto a passare mezza giornata, sto posto di merda, mi dico. Ma ho chiamato io a tassi. Ma sì, hai chiamato te, alla centrale mi hai detto che sei te, scendi, mi dai 40 euro. Se metteva a posto e tanti saluti al cazzo, scusa Romì. Tanti saluti al cazzo, scusa. Oh, ma tu stai sbloccando? Io sto sbloccando. Cironia di via Montepulciano. E da dove cazzo stai? Io sto a Mondi. Porca la puttana, ti sta tutta da un'altra parte sta. Ma scusami, ma è una settimana che sta da chiamare a me. Ma io non è possibile. Ma che cazzo, ma pure te chiami il taxi? Ma radio, fatti capire, perché c'è, si vede un problema di via con il telefono. Ma ho capito Romì, ma cambia lo suo indirizzo sopra il profilo coso, perché se no te vi amappi a tutti sotto casa vecchia, li mortacci tua. Che cazzo, mi hai fatto buttare via 40 euro, li mortacci da tua nonna e da tua madre, cazzo. Allora, li mortacci tua. E tu di chi non te sa il culo. Occhio, occhio. Non ho capito, ma come stai rivolgendo una donna? Ma io sono Minotauro 31, c'ho 42. Ma come ti stai rivolgendo una donna? Oh, ma che te sta incazzando con me? Incazzate col numero tuo. Che cazzo vuoi? Cambia l'indirizzo, cambia, scusa. Io mi sono fatto 20 minuti di casinina. 20 minuti di casinina per venire in sto quartiere di merda. Non ci stai? Sto fuori dai 45 euro. Ma che cazzo sei? Ma che cazzo sei? Mondo dove sei spuntato? Chi sei quello che stai a... A pezzo del merda, ma che tassi ne vieni giù, vieni giù a via Montepulciano, vieni a darmi i soldi, va. Sono 43 euro e 20. Ma tacci tua, ma di ma cazzo tu sei? Ma tu chi non te lo dice in quando sei tuo padre? Tacci tua, vecchio. Stronzo pezzo del merda.
pezzo di merda, io che sto fuori dai 44 euro, a stronzo di tua moglie, chiama il taxi e non si va a trovare. Sta carogna. Non vedi sto stronzo, la giornata buttata. Porca troia, che bomba. Radio Taxi 666666. Ma poi noi li avvisiamo, sì, vero? Dopo lo scherzo. Sì, sì. Telefoniamo. Fa la Ferragni. Lo amo. Madonna, Luca Alba. Lo amo. Comunque Luca Alba è stato l'interprete di una scenetta che io adoro e mi manca un po', devo dire. Sì. Bisogna riportarlo in onda, fa sta roba qua. Ritorna non Harry Potter, ma Larry Lottel. Lo Zoo di 105. In collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia. Che piange con la R moscia. Ehi, merda incarnita, perché piangi? Ermione, Ermione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati. Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti. Orrore, orrore. Ma se i miei genitori sono morti, vuol dire che anche io sono un morto. No. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, no. Scappa, Ermione, prima che perda il controllo e ti morda. Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia. Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono? No, frittura di diarrea. Questo è un megafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore. Oh, incredibile. Lo provo subito. Tre, 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 prova. Tre, 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 prova. Yeah. Yeah! Caro, caro, grande! Ma è bellissimo, Ermione! Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Harry Potter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago in no, no. Lo studente scelto è... Ti prego risparmiami, ti prego risparmiami, ti prego risparmiami! Harry Rotter! Quanto mi stai sul cazzo! Di cuore da drago, stronzione! Ma non ero io! Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore! No, no, lasciatemi, no! Aia! No, accuccia il draghetto inculatore! In realtà non è neanche poi così male. Ah, dimenticavo, merdaccia. Il drago inculatore sbarra fuoco. No. Porca troia, che uscita. Delicatissimo. Rororio! Guardate, guardate, Harry Rotter è finalmente uscito dall'infermeria. Ah, cazzo. No, è stato un mese bellissimo, uffa! Gli hanno sparato il culo il fuoco! Il trauma, il trauma, questo il trauma, qualcosa che non va in noi. Mi è rimasto in testa per altre sei puntate. Contento, eh? Ma lo cagano sparato il fuoco, sei contento? Che bambino è poi? Oddio, maleducazione. Che stupido che sei. Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il clistere di un unicorno. Non c'è uno Yeti che gli piaccia il culo. Oh, ti hanno sp***o il culo due volte, ti è piaciuto, segnatelo. Noi c'è qualcosa che non va. No, si vede dallo sguardo della pucciola. Vabbè, detto questo, c'è una persona che ha sofferto molto invece nel corso di questi anni. Lui si chiama Super Comparsa. È un uomo che ha cercato di sbarcare il lunario, di diventare un grande attore, al punto che a un certo punto gli hanno dato un suo film. Ma no, lui non è un grande attore. Lui è cosciente di essere un cane e vive come una pulce schifosa sulla schiena. Solo che gli hanno dato un film tutto
suo, finalmente. Perché succede nella vita, sei l'ultimo. La grande occasione. Hanno fatto il film, solo che c'è una scena che gli ha rovinato la carriera. Non la carriera, la deambulazione. Vabbè, lo sentiamo in questa puntata del film di Super Comparsa. Andiamo, vai. Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista. Rolling! Action! Durante gli anni 30, la soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa. Il mio cugino del protagonista. Sì, ma porca puttana, però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai. Questo è il progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene. Ma studiatelo, ma impara dalla memoria, ma fatta in corso di training, vattela studiando i boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, Super Comparsa. Action! Comunque, io sono Super Comparsa, punto esclamativo. No, punto esclamativo, no! Londra, ore 14:30, set del film La Vendetta del Proctologo 2. Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione. Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico. Porca troia, no. Vabbè, niente, ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum. Ci vediamo un'altra volta. Ma non è giusto. Deve esserci una soluzione. Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo. È un ciccione. No, è troppo grasso per essere un ciccione. Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui. È Super Comparsa. Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità? Oh, grazie al cielo! Sì, Super Comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore! Motore! La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima. Ecco, azione. Action! Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo. No. Stop. No, scusate. Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì. Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo. Cioè, io sono Super Comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonate. Scelga meglio i copioni. Cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic. Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico. Motore partito! Azione! Action! Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo. Dottor Manone! Dottor Manone. Adesso ho colto il colpo di scena. Dottor Manone, hanno rapito sua figlia. Non ti arrabbiare. No. Ma questi me la pagheranno. Bastardi. L'ho capito, secondo me. Stop. Bella. Bravi tutti. Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe. Posso andarmene? Controcampi. Oddio.
perché tante volte registriamo, ma non tutti hanno il testo davanti. No. Quindi il dottor Manone era una sorpresa anche per noi. Poi è tratto da una storia vera. A me è successo. Eh sì, perché io sono dottore. No, Gino, tu non sei dottore, tu sei Righio. Io sono dottore. Io dottor Manone. No, non lo fare, tipo mi brucia tanto. Sì. Mangiato piccante. Che cazzo c'è? L'epidemia? Ho mangiato piccante. A mia moglie brucia la fregna. Che... Sì, ha mangiato piccante. No. Ha mangiato piccante tu, però. Comunque, chi è che ha scelto l'infameria telefonica di oggi? Tu, Fa? Io e Pippo, perché c'è una joint venture in questo episodio. Questa è di che anno è? Di che periodo è? Non lo so, sarà 4-5 anni fa. 4 anni fa. È legata al crimine, giusto? Allora, praticamente si prende d'assalto questa gioielleria e ci sono i rapinatori che parlano col gioielliere al telefono durante un sequestro di persona. Ti dico solo questo. Va bene, ci colleghiamo, andiamo, vai. Bastardi! Stiamo venendo a prendervi! Ciao bastardi, potete fare uno scherzo al mio amico Federico? Lunedì gli hanno clonato la carta di credito e hanno fatto un acquisto da 1200 euro in un negozio di occhiali a Napoli. Lui è ovviamente incazzatissimo, sia per i soldi, sia per tutte le scartoffie che deve fare e vorrebbe dare fuoco a tutta l'Italia sotto il Po. Ve lo regalo. Round 1. Ve lo regalo. Sei pronto? Sì, pronto, salve. Mi scusi, signor... Sono dei servizi interbancari. Sì, mi dica. Senta, è una cosa un po' curiosa, mi permetto di disturbarla, perché in questo momento ho in linea un negoziante di Milano che mi ha inserito i dati della sua carta di credito per il pagamento di un orologio Rolex. A parte che non ci sono i fondi necessari, però ho il gioielliere in linea, tra parentesi, perché è andato nella retrobottega, perché la persona che sta cercando di pagare a questo punto, mi sembra di intuire in maniera non corretta, con la sua carta di credito è ancora presente nel negozio. Quindi vorrei... Fermo. No, forse non ha capito purtroppo la triangolazione della questione. Nel senso che io sono in questo momento ai servizi interbancari di Milano. Ho in linea negoziante dell'orrificeria in Viale Papiniano, che ha in negozio la persona che sta effettuando il pagamento con la sua carta. Ti fermo perché sono incazzato nero, perché già lunedì mi hanno fottuto sempre la carta di credito. Mi perdoni, siccome la telefonata è registrata, potrebbe cortesemente darmi del lei e avere un atteggiamento un po' più consono alla situazione? Allora, dicevo, le dico... che lunedì mi hanno rubato la carta di credito e mi hanno fatto un acquisto in un'ottica a Napoli. Mi hanno clonato il conto. Le hanno clonato il conto corrente o la carta di credito? Perché io qua ho un alert, però dall'alert non riesco. Aspetti un secondo, Cosa fa? Senta, allora facciamo così. Un secondo solo, che ho in linea il gioielliere. Un secondo solo. Così lo avverto di non far passare il pagamento. Un attimo solo. Round 2. Pronto, signor Palmieri? Sì, pronto. Sì, allora io sono in questo momento in linea con il titolare della carta, che mi conferma, come da sua intuizione, che la persona fisica che lei ha in negozio non è il vero titolare della carta. Quindi vi è una truffa in atto in questo momento. Sì, le passo un attimo il titolare della carta, che glielo conferma a voce per un discorso di policy nostra interbancaria. Un secondo solo. Pronto? Sì, pronto. Le passo il titolare del negozio, al quale lei dovrà confermare in maniera chiara che lei non sta autorizzando un pagamento e che la carta è stata sottratta, in modo che io adesso possa avviare il blocco. Un attimo, prego, signor Palmieri. Sì, pronto? Senta, sì, pronto. Io sono adesso un attimino qua dietro nel retrobottega e le posso, a questo punto, cioè per chiudere la situazione, le passo la persona che è dall'altra parte del bancone, perché almeno cerchiamo di capire dov'è il problema. Vorrei parlarci anche io. Certo, un attimo che vado di là. Senta, c'è una telefonata per lei, prego. A me non aspetta nessuna telefonata. No, è per una questione proprio per l'acquisto che sta facendo. Adesso non ci fa la telefonata dell'acquisto. Prego. Round 4. Sei pronto? Sì, pronto. Stai usando la mia carta?
Mi sta divertendo. Ma non ho capito, chi sta parlando, scusa? Col proprietario della carta che... o del conto che hai clonato lunedì. Ma quale carta? Ma che è una scherza che sta? No, lo scherzo me l'hai fatto tu lunedì. Lunedì? 1150 euro mi hai preso. Io ho pigliato 1150 euro. Io. No, non capisco però, per favore, parlo italiano. Sta parlando in italiano. Io ho pigliato 150 euro tu. 1150 ma euro. Ma in un'ottica a Napoli. Io a Napoli, io non sono stato mai a Napoli. Sono già abbastanza atteso da lunedì, per favore. Non ho capito proprio di che cosa stai parlando, cioè, tu stai accusando a me di aver rubato i soldi tuoi. Io sto accusando te, se stai usando la mia carta anche adesso, dopo che l'hai fatto lunedì, evidentemente tu hai la mia carta. La carta tua io ce l'ho. E come fai a saperlo? Al telefono inserisci che io te la carta sui. Ma tu sei asciutto pazzo proprio. Allora io voglio sapere come ti chiami. Perché mi sta infamando, mi sta calunniando. Chiamati i carabinieri, fermalo. Carabinieri, fermalo. Ok, ho sentito abbastanza, sono del servizio interbancario, quindi ecco, signor Lo, e allora scusi, nervoso, scusi signore, che lei la invito a non allontanarsi dal negozio. Ma sei asciutto pazzo, me la faccia proprio. No, stia fermo il negozio, mi ripassi il gioglieriere cortesemente. Signor Loi, lei sta ascoltando tutto, perché questo mi servirà per la denuncia. Questo è sequestro di persona. Se me lo tieni lì un paio d'ora, ti giuro, prendo la macchina e vengo io a Milano. Ho un po' di paura anch'io. Non è un problema con no, non devi aver paura. Io voglio denunciare questa persona. Denunciamo tutti, dai. Allora io voglio nome e cognome di questa persona che mi sta trasferendo all'interno del negozio. Tu e il mio, hai detto che tu ti chiami come me. Stiamo chiamando i carabinieri, adesso sistemiamo tutto. No, qua non si chiama nessuno. Adesso dobbiamo chiamare i carabinieri e sistemare la questione. Dobbiamo farli uscire? Pronto signor Pinieri, le forze dell'ordine mi dicono che lei non può trattenere all'interno del suo negozio la persona. Araba Burt, che stai sequestrando persone. Mamma mia. Però, sì, attenzione, un attimo solo. Sì, salve, no niente, nessuna emergenza. No, c'è stato un attimo solo. Sì, grazie, salve. Allora, sono in difficoltà anch'io. Mi fa uscire per piacere. Non so come fare. Due ore sono lì. Lo so, però adesso noi siamo qui in corso Vittorio Emanuele a Milano, quindi non so. Cioè, adesso. Ehi. Mi stai sequestri di persona? Armato? No, sì, l'ho visto. No, lasci stare quella. Ma non lo porto, sono lasci sicuro. Stare quell'arma. Arriva la porta! Lascia! Apri la porta! Apri la porta! Cos'è? Pistola! Apri la porta! Voglio andare via! Ma senti questo, ma porca troia. Pronto? Pronto? Allora, araba orecchina, io me la già ha già scelto questo posto. Ma non ho paura, di voglia di ammazzarti proprio, te lo giuro. Fatti trovare. Io so chi visto sei. Visto che hai i miei dati, vieni a trovarmi, vieni. Sì, sta arrivando, non ti preoccupare. Sei qua, tranquillo, vieni che ti aspetto. Mi stai facendo carcerare, figli e buttano. Fai una cosa, dimmi i carabinieri che ti mandino da me. No, in carcere no. Io so chi sei. Mi sta da via la benda. Non è bendato, non riesco più. Mi tende via questo. Non riesco a muovermi. Scusate, ma cosa sta succedendo lì? Non riesco a signor muovermi. Palmieri! Non riesco a muovermi, mi ha legato! Federico, è tutta colpa tua. Se queste persone non tornano a casa dalle loro famiglie, è tutta colpa tua. Mannaggia, che cosa ho fatto? Okay. Senta, lascia andare le persone, la facciamo uscire. Dirò al signor Palmieri di farlo uscire. Ah, sì, ma in tutto questo, cioè, vabbè. In tutto questo, Federico, te la sei presa nel culo dallo zoo di 105. Figli di puttana. Voi siete delle merda. Ma come puoi pensare che un gioielliere ti possa il rapinatore al telefono? Oh, ma Palmieri, ma porca troia, ragazzi. Ma l'ho chiamato anche Palmieri, lo Palmieri. Siete delle merda. Ciao Federico. Ciao ragazzi. Ciao. Te la sei presa nel culo. Grazie. Che imbarcata! Mamma, non
me la ricordavo adesso questa. Adesso capisci perché ci sono tante truffe telefoniche, perché la gente ci casca. Mamma mia, me l'ero persa questa. Lui se la ricorda secondo me. Noi abbiamo diciamo creato una finta carrellata di pubblicità anni 80 con quello stile lì, quel sapore lì, quando ci inculavano proprio ma bellamente. Cioè la televisione ci vendeva dei prodotti di merda e noi babbi di minchia eravamo lì proprio incantati, diciamo cazzo che bello quello stereo, perché lì tutto faceva la musica, il jingle, il c'era il sapore che c'era negli anni 80. E noi dobbiamo dire, dobbiamo ammetterlo, noi 40-50 anni siamo stati dei babbi di minchia. Ci hanno avvelenato con cibi di merda, ci hanno venduto prodotti del cazzo, gli occhiali che vedevano attraverso i vestiti. Solo tu? Ce li ho, ce li ho. E forse ho visto qualcosa nella mia fantasia. Comunque, grazie Nicolas, grazie, ci colleghiamo voi, con la pubblicità anni 80. Prego Pipuzzo. Pubblicità. Ed ora è il momento del panettone. Oh, finalmente. Ma che panettone è? Non lo so, è un panettone qualunque. Clara, mi meraviglio di te. Come massaia e madre, come puoi lasciare al caso la scelta del panettone? È permesso? Nonno! Ho portato il panettone! E che panettone è? Ma naturalmente panettone! Oh, adesso sì che è una gran festa! Hai fatto una gran festa, festa, festa. Hai fatto una gran festa con panettone. Hai fatto una gran festa, festa, festa. Hai fatto una gran festa con panettone. È sempre gran festa coi panettoni panetton. Mai sentiti? Che voglia. Ale. Amore, ecco, tieni il mio regalo di Natale. Oh no. Amore, sul serio, ti sei dimenticato di nuovo del compleanno di Gesù? Perdonami Lucia, ti prego, sono stato molto impegnato con mia moglie. No, basta, vattene via, mostro. Con te ho chiuso. Lucia, aspetta. Chiudi gli occhi e apri la bocca. Ok, ma solo per questa volta. Prendi sto salame. No. Bronchi. E affettalo. Più fine che puoi. Porgilo al palato, senti la pepatura, questo è un salame bronchi. Bronchi del maiale, mettiamo anche l'anima. E a Natale dovete vedere cosa facciamo al tacchino. Ma no, signor Bronchi. Nonno, mi racconti una storia di Natale. Ci avrò avuto una quindicina d'anni. Era la vigilia e stavo su un peschereccio a largo di Cella Ligure. Faceva un freddo becco, tanto che per scaldarci noi dell'equipaggio ci urinavamo addosso. Brr, che freddo! Quando a un certo momento abbiamo visto in mezzo alle onde una luce. Erano gli UFO? No, Luigi, erano profughi. Li abbiamo tratti in salvo e li abbiamo riscaldati urinandogli addosso. Sei il mio eroe, nonno. No, Luigi, il tonno, lui è il vero eroe. Nonno freddo, mi urini addosso. No, Luigi, i tempi cambiano. Solo il tonno, no. Fra le onde del Mar Ligure, un peschereccio va per darvi sulla tavola. Tono eroe, leggero e morbido, e unto come te. Tono eroe,
Eroe chi lo pesca, eroe chi lo mangia. Siamo con una puntata del 2019, spero sia stata bippata. Sì, ho tolto testa e Kodak, testa e Kodak. Perché il mondo dal 2019 al 2023 è cambiato radicalmente. Radicalmente. Ci colleghiamo con Black Mirror del 2019, prego. Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Come? Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi. Bene. Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale. Guarda, è pieno, 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 pieno di niente proprio. Netflix. Bentornato su Netflix, droga Hitler. Come c'è ancora? Questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo. Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La biblioteca blu. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no. Beh, la biblioteca blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita. Come interessante. Buongiorno, come posso esserle utile? Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi. È nel posto giusto, che libro cercava? A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio. Un libro. Perché qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto e due coglioni. Cicciolina Amore Mio. Ma no. Tutta la vita no. Proprio. Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo del Cicciolina Amore Mio? Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Ciccio. Lina Amore Mio. Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno. Ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro. Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro, se si fida. Che ne dice? A te la scelta. Ecco. Come va avanti la storia? Tasto destro, il protagonista si fa consigliare un libro dalla bibliotecaria. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca. No! Inga, qua scelta scontata, mi scappa da cagare pure a me. Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro? Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica. Volevo dire questo. Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cagare qua. Non l'ho detto io! Non l'ho detto io! Sì, mi consigli, mi passi per favore quel libro. Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente! Ho detto se ne vada! Mi dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde! Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino. È l'ultimo avvertimento! Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia! Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo. Questo non lo voglio vedere! Naya, naya, aspetta, mi apro anche una birra! Sorsata! Vai, vai, di orso polare, bello! L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia! No, non ce ne sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da... Oh, Licciacolò! Licciacolò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile? Oh! Oddio! Oddio! È un orso bruno! No, 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 è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda! Oddio, oddio! Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego! A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare.
Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole. No. Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotto. Inno, inno! Altro sorso di birra. Mi aiuti, la prego! Si nascondo! E cosa grida? Siamo in una biblioteca, mi disturba l'orso. Capolavoro, bellissimo, questo è chi l'ha scritto, scopri. Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo. Questa è dura, questa è dura. Orso bianco. Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile? Però come fai a rinunciare a tanta... comunque un orso bianco che esce da un culo c'è il suo fascino. Altro che Licia Fanecca. Dai, cagalo sotto, dai! Dai, così! Licia Colò! Cosa ho appena sentito? Eh sì, perché allora ti ricordi che avevamo fatto un episodio dove tu potevi scegliere come andava avanti o meno. Allora lì ci eravamo intrippati e. E tu non avresti scelto le stesse cose. Ma perché si è segato alla fine? Ma abbiamo scordato questo passaggio. L'orso polare comunque è sexy, nel senso, ha i fianchi molto stretti, ha queste belle zampone. Da qua poi è nata l'altra roba che facciamo. Com'è che si chiama? Porbab, esatto. Hai dimenticato. Cosa sta succedendo oggi? Siamo impazziti. Poi ci colleghiamo con un Wonderland storico. In quel periodo avevo utilizzato le voci di Darth Fenner per gli scherzi telefonici e ad un certo punto, facendo un numero a caso, trovai uno dei personaggi storici degli scherzi telefonici. Sentite. Pronto. Sono tuo padre. Pronto? Vieni con me nel lato oscuro della forza. A chi parla? Sono Darth Vader. Non sento. Non risponde così a tuo padre? Chi? Sai, ci sono molte cose che devi capire. Guardi, provi a chiamare perché non si sente niente. Non mi fare incazzare! Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire? O no? Lei cosa vuole in Torotale? In Torotale, bello! Sì, vecchio sordo! Ma uno dei più devastanti che feci con la sua voce fu quando chiamai l'Amplifon. Andiamo! Amplifon è lieta di accoglierla nel suo servizio clienti e le ricorda che la chiamata è gratuita. Ci scusiamo per il protrarsi dell'attesa. Amplifon, buongiorno, sono Alessandra. Come posso esserle utile? Pronto. Sì, pronto, buongiorno signore, prego. Non lo sento. Signore, è l'Amplifon, buongiorno. Ma chi parla? Signore, lei ha chiamato il numero verde Amplifon. Buongiorno, io sono Alessandra. Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire o no? Lei cosa vuole in Torotale? Scusi signore, lei ha chiamato il numero verde Amplifon, signore. Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice. Signore, cerco, ho alzato il volume al massimo. Le chiedo cortesemente, come posso esserle utile? Senta. Prego. Ma non la sento. Non la sento, guardi. Provi a richiamare, signore, magari la linea migliora. Pronto.
Sì, pronto, io sono qua, signore. Tanto non la sento. Non la sento. Non la sento, non la sento. Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Signore, le chiedo come posso aiutarla. Non sento. A chi parla? È l'Amplifon, signore. Ma che parole? Lei ha chiamato Amplifon. Non sento cosa dice. Senta. Sì? Non sento cosa dice. Sì, signore, è l'Amplifon. Lei ha chiamato il numero verde Amplifon. Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire? Signore, provi a richiamare, magari migliore. Ma scusi, perché lei ci ha chiamati? Chi? Perché ci ha contattati, signore? Non la sento. Pronto? Sì, buongiorno. Amplifon è lieta di accoglierla nel suo servizio clienti. Amplifon, buongiorno, sono Sara, come posso esserle utile? Pronto? Pronto? A chi parla? È l'Amplifon. Non lo sento. Non sento. E lei? Sì, ci ha contattato lei, è l'Amplifon. Senta. Sì. Non la sento. Provi a richiamare, non so cosa dire. Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire? O no? Lei cosa vuole in totale? Ci ha contattato lei, è l'Amplifon, è il numero verde dell'Amplifon. Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice. Le ripeto, questo è il numero verde dell'Amplifon. Non la sento. Non so, provi magari a richiamare. Tanto non la sento. Risponda magari una mia collega. Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Le dicevo, magari se vuole riprovare a chiamare, magari ha un problema sulla linea. Tanto non la sento. Non so come aiutarla allora. Senta. Sì. Mi dica. Non la sento. Non la sento, guardi. Aveva bisogno di qualcosa? Non la sento. Ci richiami. Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Non so come altro potrei provare a parlare, sto parlando lentamente, scandendo il più possibile le parole. Provi a ricontattarci. Pronto? Pronto? Non sento. È l'Amplifon. Non la sento, guardi. Senta. Sì. Tanto non la sento. Non la sento. Ci richiami. La saluto, buongiorno. Buongiorno. Non la sento. Dunque Paolo realizzava i riassuntini per quelli che non c'han voglia di guardarsi un film, certo. E faceva i riassuntini. In questo caso cos'è? Il Signore degli Anelli? Signore degli Anelli. Tutta proprio. Tutti. Quanti sono? 4, 6, 20. Sono tre film più tre The Hobbit. Tre film riassunti in 4 minuti e mezzo. Sentiamoli, poi ci ha copiato Paolino. I riassuntini! Per sapere in un minuto tutto quel che basta su un film, libri, tecnologia, scienza, storia e tutto ciò che ti possa servire per non fare figure di merda con la gente quando entri nei discorsi! Alle. Pazzo che ruttone! Oggi riassuntino di... La saga intera del Signore degli Anelli tutti! C'è un posto che sembra l'Irlanda che in realtà è l'Irlanda, ma ovviamente dicono che è un mondo diverso, diviso in tre regioni. Una fica con le piante e la gente che beve e mangia, una a metà che non si capisce con le cose magiche e una infame dove non c'è un cazzo e ci sono i mostri. E vive il cattivo, che si chiama Mordor. Obiettivamente mi sembra un po' restrittivo come spazio, cioè considerando che la Terra è tonda, mi sembra un po' poco spazio comunque dove vive la gente. Cioè la dislocazione geografica mi è un po' confusa. In questi posti
Buffy vivono cose magiche come alberi parlanti, orchi, elfi, nani, maghi, mostri e una cifra di cazzate che manco dopo tre cilum ti vengono. La gente me ne ha appassionato un po' se la meno. Minchia, che cazzo si è fumato, Tolkien? Il protagonista è un hobbit che, nonostante il nome, è una razza che non ci piace fare nulla come hobby, ma ci piace solo mangiare e fumare erba pipa che la gente pensa sia droga, ma non si è capito fino in fondo. Secondo me si fanno di brutto anche. Brutto, si fanno i nani, si fanno tutti quanti, anche il vecchio alto. Fumano come i pazzi. C'è sto hobbit che è un misto fra un elfo e un nano, ma coi piedi giganti e pelosi, che trova un anello in una caverna che era di un re di una cifra di anni prima e che apparteneva ancora prima al cattivo, che ora non è in carne e ossa ma è un occhio gigante che brucia e quando metti l'anello ti vede e gli altri no, quindi diventi invisibile praticamente. Perché diventi invisibile? Non capisco cosa serve questo potere di quest'anello. Non viene spiegato. L'anello è dotato di una propria anima e vuole tornare dal padrone, che ora è un occhio, per farlo diventare potente in carne ed ossa e riprendere, diciamo, il predominio sui terreni. Ma l'hobbit nipote di quell'altro che l'ha trovato deve andare a distruggerlo facendo una cifra di chilometri a piedi, perché gliel'ha detto un mago. E tutti si chiedono perché non ce lo porta il mago, che sicuramente ci mette meno a cavallo, perché l'hobbit praticamente è un bambino. È palese che il mago se ne sbatte all'inizio, proprio non gliene frega un cazzo. Zero. Infatti se ne va. C'ha il cavallo, i poteri. Praticamente, visto che la cosa è seria, tutti i popoli che vivono dove si sta bene, dei tre posti, decidono di formare un gruppo detto Compagnia dell'Anello, per liberarsi dell'anello, appunto. C'è un nano, un elfo che spara frecce, un re decaduto che gli puzza nei piedi sicuramente perché non si è mai lavato in 9 ore di film, tre hobbit di cui due si fanno di erba e il mago che all'inizio è grigio, poi non si capisce, si fa la lavatrice a metà film diventa bianco, e un mezzo infame che vuole fotterli. E partono. Secondo me tutta sta gente non serve a un cazzo. Ripeto che bastava il mago a cavallo. Tutti vengono seguiti da Gollum, che è un mezzo sifilitico con i problemi mentali, che prima era un hobbit ma ora c'ha i cazzi alla testa e c'ha le feci addosso e parla da solo, perché la sua mente è stata avvelenata dall'anello. A me sto personaggio mi fa schifo. Sembra uno che si perava negli anni 80 al mare, perché c'ha fatto il costume. Il mago ha anche il potere di chiamare un'aquila gigante per volarci sopra, infatti lo usa spesso per liberarsi dai casini. E tutti si chiedono sempre più insistentemente perché l'anello non l'ha preso lui e magari si caricava anche l'hobbit e si faceva una volata e se ne liberava. Quella dell'aquila gigante continua ad andarmi giù. Credo che sia un errore grossolano da parte dell'autore. Alla fine succedono 300 casini, gente che crepa, mostri, orche che assassinano gente, mentre gli hobbit camminano di brutto fino a che quello più grasso si carica in spalle il protagonista, che è tutto sminchiato dopo una cifra di ore e che anche un po' effeminato, e tutti si chiedono se lo pinzano. Secondo me loro se lo pinzano. Ma forse perché la loro amicizia è profonda, sta il fatto che uno dei due ci piace la fica e ne parla spesso, l'altro se la bossa. Alla fine l'anello viene scafandrato via e tutto rimane bello, solo che al ritorno ci mettono un attimo e non si è capito perché all'andata ci hanno messo tre film. Comunque la gente rimane strasoddisfatta tranne le fiche e tutti comunque continuano a chiedersi la storia dell'aquila. Per me è roba da babbi di minchia. Preferisco Fast and Furious, che almeno c'è la fica e le macchine. E ripeto che con l'aquila il mago ci metteva una volata e risolveva il problema. Esatto. Non voglio fare un cazzo. Bello, grazie. E riassuntini. La grazie. Saga intera del Signore degli Anelli, tutti. 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 Hanno finalmente sgamato quelle merde che avevano falsificato i profili, il mio, quello di Fabio. Finalmente. Li hanno presi, sì, adesso gli fanno un bel culo così, un bel possiamo processo. Possiamo fargli una bella denuncia. Quindi se vi è capitato di ricevere quel link a una pagina dove vi dicono potreste vincere, che in teoria non eravamo, ovviamente non eravamo noi, certo. No? Sono Marco Mazzoli, puoi vincere. 1.000 euro, dammi il tuo numero di carta di credito. Hanno inculato un sacco di soldi agli ascoltatori. Potete essere rimborsati anche adesso. Quindi potete andargli addosso con gli avvocati. Comunque sono italiani, non si scappa, se gli arrivano più di 7-8 mila querele, vedi? Non escono più sti merda. Ma il problema loro è che anche Meta adesso si è incazzata. Quindi certo. Adesso gli fanno un doppio buco di culo così. Hai visto fare i furbi? Ma in teoria potremmo rivalerci anche noi e gabbargli dei soldi anche noi, volendo. Ma non avranno un cazzo. Fare dei panettoni e venderli per benzina. Esatto. O se no donare un euro su Wender DJ. Basta, sta diventando ricco. È giusto, è il suo compleanno. Ha battato, sto scherzando. Euro. Ci ris-
sentiamo domani dalle 2 alle 4. Se per caso avete qualche scenetta che volete riascoltare del passato dello zoo, mandate una mail a pippopalmieri@105.net. Ma brave! Grazie a Pippo, ciao! Grazie a Johnny, grazie a Wender, auguri di nuovo, grazie auguri a Lucilla, grazie alla Chicca, grazie alla Puccioni, Fabio Lisei, Agiti, Paolo Nois, Marco Mazzoli, Giorgio Mastrota e Pippo Franco. Grazie a tutti, ciao, voi, senza di voi non avremmo potuto fare questa puntata. Brava. Ciao, a domani, ciao. Ciao.